trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E oggi cominciamo con qualcosa un po' di diverso dal solito. E parliamo un po' della radio. Come sapete benissimo, perché appunto se ne è molto parlato in trasmissioni, anche altre, se ne è discusso anche con gli ascoltatori, Radio Gamma 5 sta vivendo un momento un po' particolare e molto importante, nel senso che logicamente c'è chi interessa mantenere questa radio con la struttura, con i pensieri, con gli spazi che si è dato, e chi vorrebbe cambiare le cose. E noi sappiamo benissimo che Radio Gamma 5 ormai è rimasta l'unica radio, l'unico spazio fra i pochi spazi che esistono in cui la realtà può emergere, in cui gli ascoltatori possono parlare, possono intervenire, non sono filtrati. Sono cose che forse troppi si sono abituati e danno per scontate, ma ricordatevi appunto che Radio Gamma 5 è una radio unica, irripetibile, ed è l'unico spazio che ormai è rimasto che rappresenti la realtà. Per questo io invito tutti quanti gli ascoltatori a essere vicini alla radio in questo momento, invito tutti quanti gli ascoltatori a partecipare, non essere solo ascoltatori, ma anche essere nel limite del loro possibile attori, gente che agisce, che interviene, che difende questo spazio, perché non pensate che questo spazio appunto si regge sul discorso del volontariato, questo spazio si regge su persone che hanno la voglia e il desiderio di mantenere un contatto con la realtà, con le persone. Ricordate che quando uno chiama Radio Gamma 5 non viene filtrato, questa radio non è una radio che ha una finalità economica, è una radio comunitaria, è una radio che si richiama a un territorio ben preciso, che ha una storia alle spalle, che adesso rappresenta uno spazio di contatto di infinite possibilità di voci, che rappresenta il molteplice, il multiforme, quello che esiste nella realtà. Certo, molte volte può non piacere la realtà, ma non si deve criticare la realtà per quello che è, si cerca di cambiare, di adeguarsi, di comprenderla. E allora, o scegliamo di avere una radio che è asettica, commerciale, in cui non si dice nulla e l'unico scopo è quello di fare i soldi, o si sceglie di mantenere una struttura come Radio Gamma 5, la cui finalità è quella della comunità, perché Radio Gamma 5 non è qui per fare i soldi, non è qui per speculare, non è qui per fare indice d'ascolto, è qui perché le persone che sono dietro questo microfono hanno qualcosa da dire e non sono dei predicatori, ma sono persone che vogliono essere in contatto con tutti. Questa radio ha sempre manifestato, ha sempre rappresentato le persone, tutte le persone, al di là della loro cultura, della loro capacità, della loro volontà, delle loro possibilità, ha dato sempre voce a tutti. Tutti quanti gli ascoltatori sono sempre stati legati a questa radio perché hanno trovato la possibilità di sollevare il telefono e di poter parlare, e tutti quanti gli speaker di questa radio hanno sempre instaurato un rapporto di comunicazione con gli ascoltatori. Di conseguenza questa è una radio comunitaria, e purtroppo radio comunitarie non esistono più, tranne che Radio Gamma 5. Allora diventa importante che gli ascoltatori non vadano a delegare, perché Radio Gamma 5 non è legata a nessuna struttura che la possa finanziare, sostenere, lo possa garantire. L'unica garanzia di questa radio è la volontà e la capacità degli ascoltatori di mantenerla. E allora non pensate che possano far tutto gli speaker o le persone che sono qui dentro che hanno le intenzioni migliori, ma anche voi dovete in questo momento così particolare intervenire, essere presenti, manifestare la vostra presenza. Non ci si chiede di schierarsi con un partito o con un altro, non si chiede di votare o di delegare, si chiede alle persone di manifestare una volontà chiara, di dire: questa radio noi la vogliamo così e così, rappresenta uno spazio in cui noi possiamo intervenire, in cui noi possiamo dibattere, e vogliamo che questo spazio venga mantenuto. Perciò io ripeto e continuerò a insistere che gli ascoltatori in questo momento devono fare qualcosina in più. Non devono fare qualcosina in più perché c'è qualcuno da appoggiare o qualcuno da votare, devono fare qualcosina in più se vogliono mantenere la possibilità di sentire la realtà, di sentire quello che c'è e di poter intervenire senza filtri. Io ricordo sempre che questa Radio Gamma 5 non è finanziata da nessuno, ma è finanziata dagli ascoltatori. Quando un ascoltatore dice: i soldi dove vanno? I soldi vanno in questa radio. Quando voi accendete la radio e sentite ancora che Radio Gamma 5 esiste, vuol dire che i vostri soldi sono arrivati e sono serviti e mantengono questa struttura. Perciò io invito agli ascoltatori di fare uno sforzo, di non pensare che la Radio Gamma 5 sia eterna. Radio Gamma 5 non cammina da sola, Radio Gamma 5 cammina perché ci sono delle persone che la portano avanti, che la sostengono, e ci sono degli ascoltatori che danno ascolto a questo. Scusate. E allora appunto dico, quando voi accendete la radio e sentite che Radio Gamma 5 esiste ancora, vuol dire che i vostri soldi sono serviti e mantengono questa radio. E io voglio anche ricordare che c'è nata una tendenza alla normalizzazione, chiamiamola così, significa all'appiattimento.
al così al pensare corretto, al modo forbito, elegante, tranquillo di parlare. Io mi ricordo una di queste una delle ultime assemblee a cui ho partecipato, e ultimamente ho partecipato a molte assemblee, in cui alcuni partecipanti nuovi, che erano qui per la prima volta, venivano a lamentarsi del linguaggio, dei termini, delle espressioni, di modo di fare che alcune persone presenti avevano. E io gli ho risposto che è giusto che sia così, perché queste persone che sono qui rappresentano la realtà. O noi creiamo un mondo di fantocci, di Barbie, creiamo un mondo patinato che non esiste, creiamo un mondo pubblicitario, un mondo che non ha spazio, che non ha profondità, che non ha dimensione, che non ha un'anima, o altrimenti, se vogliamo vivere nella vita, affrontare la vita e conoscere l'esistenza, dobbiamo sempre comprendere che ogni persona ha una sua manifestazione e che non si giudica una persona perché usa certi termini o perché usa certe espressioni, si giudica una persona per le capacità che ha, si giudica una persona per le idee che ha e per la capacità che ha di portarle avanti. Di conseguenza questa radio ha questa caratteristica che non vuole essere una radio di concorso di bellezza in speaker più o meno forbiti nel parlare, più o meno eleganti, più o meno belli, più o meno con discorsi falsi, più o meno con espressioni contenute. Vuole essere una radio che dà espressione, che dà voce a tutti. E di conseguenza la realtà è così ed è giusto che si manifesti. Allora io invito e lo ritengo importante e insisto su questo argomento, che voi ascoltatori in questo momento dovete stare vicino alla radio. Ricordo che domani sera c'è un consiglio di amministrazione che riguarda la radio, che è aperto a tutti, di conseguenza tutti possono intervenire, tutti possono esprimere la loro opinione, io ci sarò ed invito gli ascoltatori che ci tengono a Radio Gamma 5, che sono cresciuti con Radio Gamma 5. Perché ricordate che Radio Gamma 5 non serve soltanto per le persone che sono dietro questo microfono, serve anche per voi. Serve perché avete la possibilità di, chiamatelo con brutto termine, di confrontarsi, o di confrontarsi, di scontrarsi, di dire, di fare. E ricordate che moltissimi di noi sono cresciuti con questa possibilità, sapendo che potevano confrontarsi, schierarsi o combattere, ma che potevano parlare. Ricordiamo che gli spazi in cui si può intervenire, si può dibattere liberamente, si può essere sinceri, si possono comprendere le cose, sono sempre meno. E di conseguenza, Radio Gamma 5 in questo momento è l'unico spazio possibile. Se questo spazio esiste, esiste perché esistono persone che hanno la volontà e hanno la capacità di portarla avanti. In questo momento, chi porta avanti la Radio Gamma 5 ha bisogno anche del vostro sostegno. Perciò non state soltanto a essere degli ascoltatori. Molti degli ascoltatori di Radio Gamma 5 vengono definiti interventisti. Benissimo, io dico che in questo momento c'è bisogno di un maggior interventismo da parte degli ascoltatori, di una maggiore presenza. Nulla toglie che in momenti di più tranquillità uno possa tornare a fare l'ascoltatore o l'interventista radiofonico o telefonico. Però in questo momento, se vi interessa questo spazio, dovete intervenire, dovete agire. E voglio ricordare appunto, che è importante, che i contributi di Radio Gamma 5, i vostri contributi anche economici, permettono l'esistenza di questa radio. Perché chi ha avuto la possibilità di frequentare questa sede, troverà certo una sede povera dal punto di vista dell'arredamento, perché tutto quanto quello che arriva è destinato alla possibilità di trasmettere di continuo. Ricordate appunto che l'unico sistema che questa radio ha di vivere è il vostro contributo e le persone che hanno sempre amministrato questi contributi li hanno sempre amministrati nella volontà di portare avanti questa radio. Perciò io vi invito a sostenere Radio Gamma 5. Vi invito a contribuire nel limite delle vostre possibilità e vi invito una volta tanto di partecipare, di essere presenti, perché appunto i tempi che vengono incontro, le situazioni che noi andremo ad affrontare, a vivere come radio sono importanti. Perciò non chiudiamoci in polemiche, non stiamo a fare degli schieramenti. Franco giustamente dice che c'è la tendenza appunto a creare degli schieramenti dei partiti. Io direi che la cosa fondamentale sarebbe di non prendere un partito, uno schieramento, ma di manifestare il proprio essere, la propria natura, la propria volontà, le proprie capacità di elaborare, di scontrarsi sulle idee. Allora, certamente chi ha delle idee non ha problemi di crearsi nei dibattiti, di scontrarsi, ma chi non ha idee ha sempre la volontà di reprimere, di controllare gli altri. Viviamo in una società in cui il pensiero unico ormai è un tema dominante, nel senso che tutto deve essere appiattito su un unico termine. Tutto quello che è molteplice, diverso, multiforme viene sempre cancellato. Si parla sempre appunto di livellamento. E se noi vogliamo contribuire a lottare contro questo livellamento, dobbiamo fare qualcosa anche per Radio Gamma 5. Perciò io vi invito a sostenere dal punto di vista economico Radio Gamma 5 e vi invito anche e soprattutto ad essere presenti.
di persona, di non delegare a nessuno, ma essere presente di persona e di intervenire a difendere Radio Gamma 5. E ora appunto lasciamo questa introduzione che ha a che fare appunto con la vita e la storia di Radio Gamma 5 e passiamo a tematiche che hanno più inerenza e più contatto con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesi. Allora, do un appuntamento appunto per quanto riguarda un incontro. E abbiamo appunto annunciato che che venerdì 25 ottobre si sarebbe tenuta una pizza che sarebbe servita sia per incontrarsi, discutere, vederci, sia appunto per distribuire i CD degli incontri fatti a Malostica dal gennaio del 2001 a luglio del 2002, sia appunto anche per porre le basi della fondazione della Federazione Pagana. A quanto appunto ho saputo ieri sera, a quanto ho potuto parlare, vedere, il numero degli iscritti minimi richiesti che noi volevamo è stato raggiunto, perciò invito chi vuole aderire alla fondazione alla fondazione della Federazione Pagana, scusate, di ricordarsi di venire e soprattutto di portarsi il codice fiscale, perché purtroppo ci sarà anche da completare delle pratiche burocratiche e il codice fiscale serve, perciò appunto sarà possibile appunto se non ci sono incombenti di tipo burocratico venerdì 25 ottobre appunto anche fondare concretamente la Federazione Pagana. L'appuntamento è stato fissato a Marostica, perché appunto chi conosce ci siamo già trovati altre volte. Allora, il luogo dell'appuntamento è dalle 20 alle 20:45, 20:40, in via Montello 66, sulla statale appunto che da Marostica porta a Bassano, davanti alla sede dell'ex Interregionale Venta ed ex sede Radio Gamma 5 di Marostica. Lì ci troviamo appunto e poi andiamo nella pizzeria che abbiamo scelto dove fare appunto la pizza. Ricordo appunto che chi è interessato alla trasmissione, chi la conosce, chi vuole il materiale delle conferenze, degli incontri, chi vuole appunto anche chiacchierare su alcune tematiche, è ben accetto. Logicamente non è una conferenza, non è un incontro ufficiale, è un incontro informale. All'interno di questo appunto ci avverrà un atto importante che è la fondazione della Federazione Pagana. La Federazione Pagana è un passo che ci apprestiamo a compiere dopo 6 anni di questa trasmissione. E perché abbiamo deciso di fondare un'organizzazione del genere? Perché un'organizzazione del genere con un accento tipicamente e solamente religioso era necessaria, perché il paganesimo ormai sta conquistando spazi sempre enormi in Italia, la sensibilità è aumentata, le persone vicine sono molte e di conseguenza è anche giusto creare una struttura in cui le persone possono avere un sostegno, possono avere un appoggio, possono trovare un qualcosa che gli permetta di organizzarsi, perché appunto quello che è importante non è soltanto fare un'attività puramente intellettuale, cosa che noi si può anche fare ma è marginale, secondaria, non è essenziale rispetto al nostro scopo principale, perché il nostro scopo è uno scopo religioso. Ora a questo punto si è deciso di organizzarsi in maniera concreta, in maniera pratica, in maniera effettiva, per creare una struttura di tipo religioso e da qui partiranno tutta una serie di iniziative. Cioè lo scopo è sempre quello di creare una struttura, uno spazio, un qualcosa che permetta alle persone che hanno una sensibilità di trovare il loro sostegno e la loro manifestazione e soprattutto che funga da aggregazione e da contatto. Di conseguenza questo avrà uno scopo tipicamente rituale e tipicamente religioso. È un momento importante perché organizzazioni pagane, a parte l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, in Italia non ne sono mai esistite, non sono mai organizzate, nessuno ha avuto mai il coraggio, che sappia io, in molti anni di conoscenza che ho dell'ambiente, di arrivare a formalizzare la costituzione di un'associazione pagana con scopi religiosi. E questo è un passaggio importante, è un passaggio fondamentale, è un passaggio, chiamiamolo storico, logicamente poi starà alle persone che saranno i fondatori di questa federazione portarlo avanti, ma sarà anche chi percepirà nella loro sua importanza, nel suo valore, questa fondazione come qualcosa, come un segnale che finalmente il nostro sguardo si fa libero, che finalmente noi pagani possiamo osservare il mondo, che finalmente possiamo entrare in un ambito concreto, perché ricordiamo sempre che il paganesimo ha una proiezione verso la realtà. E appunto dicevo che appunto la Federazione Pagana rappresenta qualcosa di fondamentale, di essenziale.
rappresenta appunto uno spazio in cui le persone che hanno questa sensibilità troveranno un sostegno. Ma ricordate sempre che le organizzazioni pagane non sono fatte da una gerarchia, sono fatte dalle persone che le comprendono. La federazione pagana non ha uno scopo di proselitismo, è uno scopo di lanciare un segnale, di dire alle persone: la vostra spiritualità, la vostra sensibilità si può manifestare. Il modo di manifestarsi della propria essenza non è soltanto quella monoteista, ma anche dal punto di vista legale, dal punto di vista della struttura, dal punto di vista del riconoscimento, esiste una struttura che vi permette questo. Certo, il nostro scopo è molto ambizioso, perché si tratterà di arrivare a stipulare l'accordo con lo Stato italiano per il riconoscimento legale della religione pagana. E ricordate appunto, nel momento in cui esisterà questo tipo di accordo, di convenzione con lo Stato italiano, molte cose potranno essere fatte, proprio perché si potrà introdurre concretamente un discorso pagano in ambiti tipo quello scolastico, che sono molto importanti, perché ricordiamo che adesso l'unico ambito di applicazione che ha l'influenza religiosa è quella cattolica, e sappiamo che l'influenza cattolica nelle scuole è sempre un'influenza deleteria per la formazione dei ragazzi. È un'informazione appunto che il monoteismo dà, che è deleteria, che compromette l'esistenza delle persone, perché al di là di danneggiare, fare un danno per la società, una società può anche rimediare, può anche recuperare. Quando noi facciamo un danno ai giovani, quando facciamo un danno alle persone, questi danni sono difficilmente recuperabili. E ora, noi sappiamo che in questo momento il monoteismo è sempre violenza, il monoteismo è sempre sopraffazione, è sempre imposizione. E riuscire a creare uno spazio in cui i pagani possono dire la loro, possono affermare il loro principio, il loro valore, possono dire alle persone: non abbiate paura, perché in questo momento non si deve avere paura. Non siamo in un periodo in cui l'inquisizione c'è. Certo, i cattolici, i cristiani sarebbero ben contenti di ripristinare ogni inquisizione, ma per fortuna siamo in una condizione storica, siamo in una condizione legale in cui i monoteisti questo non lo possono più fare. Appunto, dicevo, questo è un passaggio importante. La federazione pagana appunto rappresenta un, chiamiamolo, un salto di qualità, un salto anche importante, proprio perché dà un segnale che è fondamentale. Perciò invito gli ascoltatori che da 6 anni seguono questa trasmissione ad essere presenti, perché è un momento importante. Noi abbiamo fatto un calcolo e se non ci saranno inconvenienti entro la fine di ottobre tutte le pratiche legali saranno completate e di conseguenza avremo una federazione pagana attiva anche in Italia dal punto di vista legale. A questo già si stanno lavorando tutta una serie di iniziative molto importanti. Abbiamo già accennato che ci sarà la costruzione di un piccolo tempio, che sarà anche appunto visibile all'esterno, di un tempio appunto che verrà costruito in base alle nostre disponibilità economiche. Logicamente non potremo fare delle cose enormi, delle cose gigantesche. Già è stato avviato anche la consacrazione di un bosco sacro. Scusate appunto l'interruzione, ma chi ha il microfono alcune volte deve fare anche da segreteria telefonica, perciò ci sono queste interruzioni anche per essere vicino agli ascoltatori. Allora appunto dicevo, tornando appunto al discorso di prima della federazione pagana, si costituirà un piccolo tempio, si andrà a costruire, si andrà ad edificare appunto una struttura religiosa permanente in cui appunto verranno inserite, in base anche alle disponibilità economiche, alcune statue non piccole ma di notevole altezza. Fatto questo, abbiamo già attivato e già comunicato al sindaco del paese di Jesolo la costituzione appunto del bosco sacro, di un bosco appunto in cui è destinato al culto. Noi sappiamo che tutto quanto quello che vive è divino ed è sacro, di conseguenza è fondamentale riconoscerlo. I boschi rappresentano in tutte quante le mitologie non monoteistiche, in tutte le mitologie pagane, sempre un qualcosa di fondamentale, un qualcosa che si deve affrontare. Anche recentemente alcuni autori contemporanei hanno trattato del tema del ritorno al bosco o del bosco come luogo in cui un uomo moderno in una situazione di intolleranza, di violenza, di sopravvazione, di fondamentalismo si può rifugiare, perché all'interno del bosco sacro offre anche la possibilità di riconnettersi all'essenza religiosa del mondo. Il bosco sacro è sempre anche una dimostrazione di una comunità vivente, perché ricordate che il bosco sacro per noi pagani non è solo un insieme di animali, di alberi, di flora. Assieme crea un qualcosa che è un genio del luogo, crea degli influssi, crea dei rapporti e di conseguenza in se stesso il bosco è sempre sacro. Logicamente poi ci sono dei luoghi in cui la nostra sensibilità
è maggiormente colpita, è maggiormente sensibile, è più presente, è più in contatto, e di conseguenza questi sono spazi che noi chiamiamo sacri. Certamente i boschi sacri vengono fatti anche in base alla capacità delle persone di percepirli. Noi appunto abbiamo avuto la fortuna di questo caro amico che ha messo a disposizione questo bosco appunto e già ha comunicato alle autorità competenti la costruzione di questo bosco. Vedremo quanto prima di fare una, chiamiamo una cerimonia, un'inaugurazione di questo, e anche lì si darà il via poi alla costruzione del tempio. Come vedete sono passaggi importanti. Non pensate che il costituire concretamente tipo un bosco sacro o un tempio sia un'attività secondaria rispetto alla formazione, diciamo, intellettuale. Perché noi pagani siamo sempre stati legati al termine della concretezza, della materialità delle cose, delle cose tangibili, delle cose sensibili. E il fatto di dare una manifestazione esterna, concreta, materiale del nostro intento, della nostra volontà, del nostro sentire, è un aspetto fondamentale, è un aspetto essenziale. Perciò è importante appunto anche creare questi spazi, proprio perché il dedicare il nostro tempo alla costruzione di qualcosa di concreto, che ci mette in contatto con la realtà divina che ci circonda, in quanto noi siamo anche divini, però non siamo mai divini autosufficienti, non siamo come il dio dei monoteisti che può rinunciare al mondo, alla materialità. Noi sappiamo che la nostra dimensione è legata alla materia, all'essenza, alla terra, è legata alla nostra capacità di entrare in contatto con tutto quello che ci è attorno. E questo noi lo vogliamo fare, e noi il punto lo vogliamo manifestare anche in questo senso. Perciò chi ci vuole essere vicino, chi percepisce l'importanza di questo passo, ci può anche accompagnare. Anche perché questo agire non crea un legame, è soltanto un dare un segnale a chi ci è simile, a chi si sente simile a noi, con chi condivide con noi la possibilità di marciare assieme, di camminare assieme per realizzare qualcosa. Logicamente, ognuno potrebbe avere una via di realizzazione che può essere individuale, separata dagli altri, distante dalle persone. Questo lo può fare. È un lavoro che noi definiamo titanico, non è impossibile ma è faticoso. Noi sappiamo che apparteniamo a una specie, apparteniamo all'umanità, e l'umanità è caratterizzata dalla sua capacità di essere in contatto, di essere in contatto fra i simili, di saper riconoscere gli altri, di trovare delle intese, di comunicare. E la costruzione di un tempio sacro e la consacrazione di un bosco sacro sono sempre delle manifestazioni concrete che permettono di ricollegare la nostra sensibilità, le nostre intenzioni e la nostra volontà. Allora, appunto, dicevo, noi pagani abbiamo la necessità di agire sulla materia, di agire sul concreto. Abbiamo sempre questa impellenza, perché appunto la materia è sempre un qualcosa che invia stimoli, che invia contatti, che si ricollega. Noi abbiamo uno strumento visivo come quello degli occhi che è fondamentale, e di conseguenza noi pensiamo che la bellezza sia una delle caratteristiche essenziali. La capacità di edificare, di trasformare, di modificare le cose che sono attorno è una delle capacità che appartengono maggiormente alla qualità dell'essere umano. E noi questo lo vogliamo ricordare e lo vogliamo ribadire. Un'altra cosa, ricordo che per chi vuole partecipare a queste iniziative, a questi progetti, a questi tentativi, a queste azioni, ha sempre la possibilità di utilizzare internet per rimanere in collegamento, perché logicamente lo spazio di questa trasmissione è uno spazio che abbiamo solo il giovedì. Internet permette di mantenere un contatto fra i pagani in qualsiasi momento e con persone che sono anche distanti dal punto di vista geografico da questa radio. Sì, è arrivata un'ascoltatrice e le diamo la diretta. Sì. Parla pure. Sì, niente, volevo dire che sono stata in Cina Sì. e là ho visto, sono stata in diverse città, 4-5 città, e dappertutto è tollerato qualsiasi forma di religione, però quelle monoteiste sono un po' viste male Sì. perché non tollerano le altre religioni. Cioè, voglio dire, mentre il buddismo eccetera, accetta qualsiasi altro tipo di fede, accetta qualsiasi tipo di manifestazione Sì. religiosa, la religione cristiana soprattutto, adesso ci sono anche musulmani in Cina, Sì. diversi musulmani, però la religione cristiana disprezza tutte le altre, Esatto. quindi non è accettata, non perché sia per la reciprocità, non so se mi Esatto. spiego Sì, no, ma è adesso, chiarissimo il perché è concetto. difficile spiegarmi. Comunque,
Comunque ho visto moltissimi giovani che portano anche i templi lamaisti, buddisti, eccetera, portano i loro incensi, vanno a pregare, eccetera. E però ho visto anche qualche chiesa cristiana, però tutti quanti sono un po' sulla difensiva, perché dicono se noi lasciamo un attimo di spazio a questi, questi ci tolgono tutto il nostro spazio. Sì, ma poi distruggono anche la cultura, quello è il problema fondamentale. Esatto, perché il buddismo in fondo insomma non obbliga nessuno, mentre la religione, sai, quella cristiana soprattutto, quella cristiana ebraica e musulmana. Ecco, adesso io non so spiegarmi bene, comunque ho avuto questa impressione. Sì, sì, ma è vero, anche perché tieni conto che i cristiani fra di tutto per portare la famosa guerra dell'oppio, è fatta perché sì, i missionari proprio portavano l'oppio per distruggere il popolo cinese. Esatto. Esatto, ma infatti loro ammirano moltissimo Marco Polo, perché io nelle città in cui sono stata, ce n'è una anche gemellata con Venezia, ammira Marco Polo, ammira la Repubblica Veneziana, eccetera. Però quando cominci a parlare, sai, della religione, si tirano sempre un po' indietro, sì, perché sì, loro non vogliono obbligare nessuno. Sì, sì, ma questo è vero, anche perché in conto in Giappone sono state delle guerre civili perché i cattolici volevano imporsi sulle altre religioni. Esatto, però io ho trovato veramente una libertà dal punto di vista proprio spirituale che è enorme. Sì, sì, ma infatti questo è vero. È enorme. E dopo come politica, sai, no, non ci voglio entrare. Sì, sì, ma quello è un altro discorso, cioè nel è senso tutto che... un altro discorso. Va bene? Va bene, ti ringrazio. Grazie ciao, a te. Sì. Ciao, ciao. No, appunto, l'ascoltatrice giustamente solleva un caso particolare, cioè nel senso che nelle società, in tutte le società mondiali, in tutte quante quei paesi che esistono, il fatto che la presenza dei cattolici si è sempre visto come qualcosa che distrugge la comunità, perché proprio i cattolici, i cristiani, tutti i monoteisti hanno sempre la volontà di imporre agli altri, di cancellare gli altri e di sottometterli. Ma con la cosa peggiore, che oltre a farlo questo dal punto di vista intellettuale o religioso, lo vogliono fare dal punto di vista materiale e concreto. Vai pure. Volevo segnalarti un paio di notizie proprio sì, di questi ultimi giorni. Mm. Una della santificazione del fondatore dell'Opus Dei, sì, da parte del Papa. Mm-hmm. Una cosa pazzesca, cioè tra l'altro era un sostenitore di Franco, un franchista, esatto, spagnolo, sì, fondatore di una delle più grandi associazioni a delinquere mondiali. E segreto, tipo la P2. Mm. Esatto, leggevo che il Papa, mi sembra che sia il Papa che ha fatto più santificazioni nella sì, storia della Chiesa. Esatto. Probabilmente sa che il cristianesimo è in crisi e quindi per aver proselito in ogni paese che va nel mondo tira su qualche santo. Un criterio di cassa, di si incassa. Seconda notizia proprio di oggi, anche questa molto gustosa, è, dunque praticamente hanno fatto santa Madre Teresa di Calcutta e per farla santa gli hanno attribuito un miracolo di una guarigione in un ospedale indiano. Bene. Adesso su tutti i giornali indiani è arrivata la notizia che il medico dell'ospedale, che è un indiano, sì, ha detto che questa guarigione non era assolutamente miracolosa, era una cosa normalissima, una cosa anche divertente. Non è che da stupirci di questo, insomma, dai. Niente, dai, ormai io sono entrato anche nel gruppo. Sì, ho visto alcuni tuoi messaggi. Online, e penso che sia veramente importante anche dare queste piccole notizie. No, ma infatti il tuo lavoro è proprio prezioso per questo, proprio perché bisogna proprio smascherare la menzogna, perché il monoteismo è menzogna soprattutto. Cioè col discorso appunto anche delle santificazioni, cioè si fanno santi, gente soltanto per poter fregare altre persone. Certo. Ecco, mi piaceva anche sentire magari un tuo commento proprio su questo discorso dei miracoli. Cioè, sì, secondo te perché la Chiesa ha tutto questo bisogno di questi miracoli? Fare due parole, ecco, su questo tema. Va bene, d'accordo, dai. Interessante. Bene. Va bene, ti saluto. Grazie, ciao. No, il discorso dei miracoli, la Chiesa appunto si trova sempre in questa condizione, che non potendo dimostrare o poter far intervenire i loro santi, il loro Dio creatore Gesù Cristo nelle cose concrete, devono inventarsi delle cose. Si inventano delle cose che però sono sempre cose materiali, concrete e tangibili, cioè nel senso che l'uomo ha delle capacità occulte, ha delle risorse enormi e di conseguenza se controllasse meglio la propria impulsività, il proprio carattere, la propria potenza cerebrale, può ottenere qualcosa, perché esistono casi appunto di certe malattie che esistono delle remissioni naturali.
Cosa ha fatto appunto il monoteismo? Il monoteismo ha sempre posto delle limitazioni, delle perversioni, ha sempre distrutto la coscienza individuale e di conseguenza le persone, se hanno il cosiddetto miracolo, è soltanto persone che sono in una condizione estrema in cui questa condizione estrema gli permette di far scattare certi meccanismi che sono nascosti nel nostro corpo. Però nel miracolo non c'è nulla di intervento divino, non c'è un intervento cristiano o del Dio, c'è solo la volontà degli uomini che si libera, la volontà della vita che si afferma. Sì, pronto? Sì. Sì, voglio ribadire, anche informarvi più sullo che ha detto il che mi ha anteceduto, sì, parlando sulla Teresa di Calcutta. Sì. Questa donna aveva 30 anni, sì, e aveva un tumore all'ovario, sì, anche molto grave perché si aveva estenduto. Il dottor che l'ha curato si chiama il dottor Mustafi. Sì. E è dell'ospedale pubblico di Calcutta. Sì. Per quella ragione hanno smentito lo che hanno detto nel Vaticano, perché dopo di un energico trattamento con medicazione, quello con antibiotico e anche con medicazione, quella molto energica, sì, hanno fatto un altro tipo di trattamento e questa donna, che aveva tutto l'estomaco tutto infiammato, gonfio, in 6 mesi ha cominciato a curarsi. Lo che è successo è che questa donna, che era molto povera, andava a questo istituto della famosa Teresa, questa sì, e l'hanno preso loro come se fosse questo miracolo. Questo l'hanno detto i medici, non c'è nessun miracolo. Questa è una donna molto povera che andava anche a mangiare a quell'istituto. Semplicemente si è curato perché le hanno fatto ecografia a partire dal terzo mese, sì, le hanno chiamato l'attenzione che hanno cominciato a curarsi. Al 6 mesi praticamente aveva sparito, però fu un trattamento medico, con medicina di primo livello per gli indiani. Non dimentichiamo che molti paesi del terzo mondo hanno anche molto avanzata la medicina, sì, anche come Cuba, sì, e hanno smentito, è vero che ha detto i giornali. Io, come ho un'origine dell'Argentina, io ho letto in internet in Argentina, l'hanno pubblicato tutti i giornali, qui lo cerco in Italia e non viene nessuna parte. È il Vaticano, sai, la Chiesa Cattolica, pur di fregare le persone. È incredibile, è incredibile che far santa una persona così per niente, non è nessun miracolo, niente. No, ma di fatti, sai. Mi chiama l'attenzione quello, perché l'ho letto in lingua inglese e l'ho letto in lingua spagnola. In italiano niente. Beh, arrivederci, grazie. Grazie. No, anche questa è un'informazione importante. Io voglio ricordare come, ad esempio, in un testo dei missionari, mi sembra il 96-95, i missionari che i cristiani scrivevano che i medici che vanno a fare le missioni in India devono conoscere un po' di medicina, e quando con le loro conoscenze mediche riusciranno a dimostrare o a guarire qualcuno, dovranno dire che non è stata la loro capacità di guarire le persone, ma che è stato un intervento divino. È un miracolo, e così le persone possono essere fatte convertite. Sì, pronto? Pronto. Sì. Buongiorno. Ciao Alessandro, veloce ciao, però. Ciao. Mi voglio parlare ben di radio. E parlando faccio un discorso che voi altri sarà, no, capire subito, ma in fondo lo capite che è importante. Prima di tutto, intanto, io che a radio si anima al tempo di Radio e Sole, il quale sfrutta la persona sottoscritta. Dopo che c'è sta Canaro che sfrutta stesso la persona sottoscritta. Beh, dai, il discorso è che se è facile fare comunismo. No, beh, no, no. No, cioè, no, perché guarda, no, il monoteismo. Vabbè, nel senso che io non sono d'accordo sul discorso di attaccare le persone, e appunto Alessandro ne ha attaccate due conduttori, siccome non rientra nella volontà di questa trasmissione fare degli attacchi alle altre persone, perché tutti quanti sono qui, lo fanno in maniera volontaria, fanno del loro meglio. Io chiudo Alessandro, perché non è giusto che persone che sono qui, che si impegnano, dicano che possono essere sfruttate dagli speaker. Perciò io Alessandro l'ho sempre fatto parlare, e però questa volta non lo faccio parlare, proprio perché è contro i nostri principi. Noi abbiamo sempre detto: qualcuno interviene sul tema della trasmissione e parla di questo. E nelle nostre trasmissioni nessuno deve criticare gli altri speaker. Cioè non lo facciamo noi, di conseguenza non lo fanno anche gli altri. E possono esistere speaker che noi non condividiamo le posizioni intellettuali, politico-religiose, soprattutto religiose. Questo è un altro problema.
però loro hanno il diritto di intervenire, hanno il diritto di parlare. Questa radio si caratterizza dalla libertà che dà alle persone di intervenire e gli speaker non sfruttano nessuno. Di conseguenza, se un ascoltatore interviene, parla, lo fa per libera scelta, soprattutto perché anche Alessandro interviene e nessuno gli chiede di parlare di qualcosa, parla liberamente, di conseguenza non si può permettere di attaccare degli speaker. Sì, pronto? Non mi ha attaccato nessuno. Sì, ma Alessandro... Io volevo dire all'assemblea che c'è domani, mi sembra dopo domani, e volevo parlare di questo, io volevo parlare... Sì, no, ma tu hai criticato due... No, voglio dire che c'è un retroterra, perché? Perché l'assemblea che fa domani si prevede che sia un'assemblea comunista, no, popolare. Ma va bene. Siamo totalmente fuori tono, cioè nel senso che io sono 6 anni che trasmetto su questa radio e su questo discorso delle assemblee ho partecipato molte volte, ultimamente le ho fatte quasi tutte le assemblee degli speaker, dei conduttori e tutti quanti hanno potuto parlare e non si è mai dato nessuna connotazione politica. Io sono sempre dato dell'avviso personalmente che la cosa migliore sia il trovarsi, il discutere. Io ho sempre criticato le persone che hanno agito affrontando problemi al di fuori dell'assemblea e di conseguenza dico questo, l'assemblea degli speaker, dei conduttori di Radio Gamma 5 con tutti i suoi limiti, è sempre stato il centro e il motore su cui si devono discutere le cose. Sì, pronto? 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 Francesco? Sì, sei in diretta. Non sento però. Aspetta, parla non pure. Non sento. Mi senti? Francesco? Mi senti adesso? Ti senti perché sei avvicinato, sì, la radio con distante. Sì. Ti dovevo dire no, però bisognerebbe che accennassi anche a queste diverse religioni che tu hai, come si può definire, libertà civili, oltre che a politica che eseguo e camicia su certe religioni. Sì, beh, tutte le monoteismo. Le leggi costituzionali sbagliate o no confuse, come si dice, piene di coperture, eccetera. Ecco, devi accennare anche a queste cose qua, sì, no? Va bene, d'accordo. Cioè, ciao. Sì, nel senso che il problema è questo qua. Noi quando appunto critichiamo il monoteismo cristiano, lo facciamo perché il monoteismo cristiano è la religione maggiormente presente in questo paese ed è la religione che maggiormente ha rovinato l'Europa e ha creato danni in Europa. Però ricordate sempre che noi l'abbiamo sempre detto e sostenuto, e continueremo a ripeterlo, che per noi ogni monoteismo, e come monoteismo facciamo i nomi, il monoteismo è la religione che deriva dall'ebraismo, prima di tutto, e l'Islam. Il monoteismo poi qua in Occidente si è manifestato anche come monoteismo di tipo cristiano, di tipo cattolico, di tipo protestante, ma è sempre monoteismo. Ed ha sempre il suo rifarsi alla visione monoteistica di origine appunto chiara, cioè nel senso che tutti quanti hanno un Dio creatore e quando siamo all'interno della dimensione del Dio creatore siamo sempre all'interno di un monoteismo e il nostro rifiuto è di ogni monoteismo. Logicamente noi usiamo per convenzione, per comodità, l'accenno alla religione cristiana, ma noi quando parliamo appunto che ogni religione monoteistica è violenta intendiamo tutte le religioni, perché voglio ricordare che ad esempio anche gli ebrei facevano proseliti, anche gli ebrei avevano i loro missionari. Cos'è successo? Che le epoche erano diverse, i popoli vicini siccome non tolleravano il fatto che qualcuno fosse discriminato per motivi religiosi gli erano suonate e siccome i monoteisti non sono mai stati dei grandi guerrieri, sono stati capaci sempre a combattere con l'Inquisizione contro persone indifese, le hanno prese e alla fine hanno capito che non gli conveniva molto rompere le scatole dal punto di vista religioso e di conseguenza hanno smesso di fare proseliti. Però la vocazione al proselitismo, la vocazione all'imposizione appartiene a tutti i monoteismi e tutti i monoteismi i maggiori conosciuti sono l'ebraismo, l'islam, il cristianesimo e il cattolicesimo. Questo sia chiaro. Che poi esistono dottrine politiche che hanno questa vocazione di imposizione sulle persone, cioè di creare regimi totalitari. I regimi totalitari sono sempre una manifestazione di un concetto monoteista dell'imposizione, cioè esiste un Dio creatore che può tutto sugli uomini e questo poter tutto gli può permettere anche l'annientamento. Di conseguenza un principio del monoteismo, che è l'annientamento, la distruzione, non rimane fermo solo nell'ambito religioso, ma dà la sua ripercussione anche in ambito politico, culturale, sociologico, in tutti quanti i campi. Cioè, non pensate che la predicazione criminale di Gesù Cristo, di quel criminale di Cristo, si possa affermare alla Bibbia e alla religione. Quello che Cristo dal punto di vista criminale ha affermato, ha detto o è stato attribuito, ha avuto anche tutta una serie di deformazioni concrete nella cultura, nella legge,
nella natura delle cose. Di conseguenza il monoteismo ha creato danni in tutti quanti i campi. Perciò quando noi diciamo sì, esistono anche dottrine politiche che sono violente, che sono totalitarie, noi diciamo che queste dottrine politiche sono state derivate da una visione monoteistica, e questa visione monoteistica appunto è chiara. Di conseguenza non pensate che si possa scindere politica da religione o si possa scindere cultura da religione, perché il monoteismo crea un tipo di legge di un certo tipo, crea una politica di un certo tipo e crea delle società di un certo tipo, cioè nel senso che il monoteismo ha una ripercussione negativa, ha una caduta a valanga in tutti quanti gli ambiti. Non esiste, cioè, se voi pensate al fatto stesso di cosa ha rappresentato per la sessualità umana la presenza delle religioni monoteistiche, implica che questa manifestazione religiosa ha avuto anche dei comportamenti sessuologici, cioè nel senso, le malattie infettive che si sono diffuse in Europa e che si diffondono in Europa o in tutto il mondo, soprattutto di quelle di tipo di infezioni di tipo sessuale, sono derivate da una visione religiosa, perché esistono studi anche in questo senso, in cui certi tipi di infezioni, certi tipi di malattie tipo venere, hanno un maggior momento di presenza, di manifestazione, di contagio, nel momento in cui si vengono introdurre principi, valori, riferimenti tipici della morale cristiana o della morale monoteistica. Di conseguenza, quando aumenta il perbenismo, quando appunto aumenta la volontà di attaccare il sesso, le manifestazioni sessuali, quando si attaccano anche le raffigurazioni del tipo del nudo, significa che siamo in un ambito in cui il monoteismo introduce una condizione di degrado non soltanto psicologico, non soltanto culturale, ma anche fisico, concreto, mentale, sanitario nelle persone. E queste persone, avendo un conflitto con la loro sessualità, che con la loro natura, si trovano a essere più esposte al contagio di tipo sessuale. Difatti, molte, tanto per intendersi, nell'Ottocento erano presenti certe malattie venere, maggiormente perché esisteva un concetto puritano, un concetto appunto moralista che interveniva sulle persone, e questo le rendeva più predisposte ad ammalarsi delle malattie a contagio di tipo sessuale. Logicamente anche molte malattie che esistono adesso derivano da questo. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno signor Francesco. Sì, ciao. Buonasera. Allora, ho qua una rubrichetta che si intitola Weekend ed è intitolata La mia Babele, che è Corrado Augias, che ogni settimana... Sì. Lo conosci? Sì, conosco, sì, perché è quello che cura le lettere sulla Repubblica. Sì, sì. Conosco anche la rivista, sì, comunque. Sì, allora volevo sapere se sapeva niente di un certo Marc Auger. Sì, conosco. Sì. Ecco, che dice che... Il genio del paganesimo, della Bollati e Borghiera. Il genio del paganesimo, sì. Sì. E qui imputa appunto tutti questi errori, queste cose che succedono, il monoteismo, insomma, certo. In grosso modo. Questo libro viene scritto in contrapposizione al genio del cristianesimo, vero? Sì. Che era scritto da Chateaubriand prima, sì, vero? Sì, Chateaubriand, sì. Ecco, allora se lo conosce già, mi piacerebbe che ne parlasse un po', chissà che qualcuno lo compri. Perché costa 30 euro? Cioè, sì, beh, io l'ho comprato. Eh? No, l'ho comprato, l'ho anche pubblicizzato su internet, anche in trasmissione. Tesoro, ma lei può. Volevo che invece mi spiegasse meglio, perché me ne sono dimenticata abbastanza dettagliatamente, perché non corrisponde a quello che ha detto lei sulla guerra dell'oppio, diciamo, l'implicazione della Chiesa. Perché a proposito di storia comunista, che tanto il Nano Curì ne parla sempre, no? Il Nano Curì, lo conosce lei? No, questo autore non lo conosco, sinceramente. Il Nano Curì? No, ma no. È il nostro sciamano? Beh, insomma, va bene. Ma no, no, eh? No, no, cioè, non so a chi ti riferisci, comunque dai. No, va bene. Era un personaggio politico, io lo chiamo il Nano Curì. Ecco, siccome è tutto imputabile al Partito Comunista, in questo libro di storia di terza media, dove viene, sono più implicati, parla solo di inglesi, non parla di religione, capisci? Mm, sì. E quindi, dunque, vediamo che il revisionismo proprio, insomma, Dio sa cosa scriverà al posto degli inglesi, non credo che cambino interprete, non credo nemmeno che mettano la Chiesa, ma se lo spiegasse
se veramente c'entra, perché nel libro di storia del 1964, mm-hmm. 67, terza media, non viene evidenziata questa storia, ecco, parla di Matteo Ricci, dove cerca di introdursi con tutti quanti i sistemi possibili e immaginabili, e quando Chiori sentivo che sì c'è ma non si vede, sì c'è ma è misterioso, loro insomma se Coco gira. Sì, va bene, casomai ti do una piccola dimostrazione, visto che tu sei una lettrice attenta, visto che sei una lettrice attenta, ti do un'indicazione. Un paio d'anni fa il Corriere della Sera ha pubblicato una serie di dispese di storia, illustrate anche. Da chi era scritto? No, era una serie di dispese, sai, che una volta, alcuni anni fa, davano in moda le, tipo le raccolte. Ho capito. Ecco, esempio, in cui hanno pubblicato anche un fascicolo dedicato, ad esempio, alla guerra dell'oppio. E hanno pubblicato, non so come l'abbiano fatto, beh, sono in gamba. Ma forse si può richiedere, sai, perché vedo. Sì, no, ma comunque no, ce l'ho, cioè, ti dicevo. Hanno pubblicato, ho detto, delle vignette anticristiane fatte durante la guerra dell'oppio, in cui si vedeva un cristiano con una croce sopra che veniva decapitato. Ed era appunto la manifestazione della rabbia che avevano i boxer, che erano appunto che sono ribellati, proprio perché la presenza cristiana permetteva di veicolare tutta la diffusione dell'oppio. Infatti sono i famosi perseguitati, quelli là. Sì. No, ma volevo dire, sì, c'è anche la storia dei boxer, però gira attorno, cioè, invece io ho letto tempo fa in un'altra così en passant, molto distrattamente, che non era proprio andata così. Allora vorrei magari che lei mi spiegasse dove entra a un certo momento sta faccenda, a prescindere dai martiri, tra virgolette. D'accordo, vabbè, che poi ecco, non sono c'era martiri. Quasi mi pare che la Cina dovesse dare dei soldi, però è previo scambi commerciali con... Sì, beh, lì c'è poi anche una guerra, ci sono delle guerre commerciali, nel WTO, per il problema secondario. È lì che mi interessa. D'accordo, sì. Va bene. Buonasera, grazie. Grazie, ciao. No, il discorso della presenza appunto della guerra dell'oppio, della distruzione della Cina da parte dei cristiani è fondamentale. Solo che cosa succede? Che i cristiani sono capaci di mescolare questo, cioè sono capaci sempre di delegare le responsabilità o accusare gli altri di questo. Facciamo un esempio diverso ma che dà questo significato. Ultimamente si può fare di moda dai cattolici dire che sì, loro non hanno bruciato le streghe, sono stati il potere civile, ma il potere civile lo faceva su ordine commissione della Chiesa Cattolica. In Cina cosa è successo? Appunto che i missionari si sono sempre impegnati per cercare di sconvolgere la struttura sociale che esisteva e loro hanno sempre appoggiato in qualsiasi maniera qualsiasi cosa che veniva fatta per sconvolgere questo e loro hanno favorito col discorso appunto dell'introduzione dell'oppio. Poi che materialmente l'oppio venisse portato dalle navi inglesi e avesse commerciato da loro era secondario, perché erano i missionari che mettevano in una condizione psicologica, una condizione culturale di inferiorità o di svuotamento delle loro radici, della loro origine, la popolazione. I missionari, in quanto non si presentavano con i fucili o con i cannoni o con le navi, erano persone che riuscivano maggiormente a introdursi e a sconvolgere un ambito sociale. Di conseguenza loro erano sempre dei veicoli, usavano sempre appunto i missionari per cercare di portare un disastro. Poi che materialmente fossero gli inglesi a commercializzare, questo è secondario. Quello che veramente distruggeva quel popolo era la presenza cristiana. E se uno va a ricercare, basta pensare che non molto tempo fa, fra le tante presunte scuse di questo Papa, c'era anche quello verso il popolo cinese per le violenze commesse. Sì, pronto? Ciao Francesco Somanto. Sì, ciao. Una cosa sola, è una riflessione che facevo a proposito della Chiesa Cattolica e della intolleranza alle altre religioni, sì. No?